Arte è il progetto che il liceo classico porta letteralmente in scena dentro l'istituto scolastico per festeggiare l'ultimo giorno di scuola. Un ultimo giorno di scuola un po' particolare perché torna dopo 2 anni tra didattica a distanza e in presenza. Questo è un progetto che ha voluto essere la dimostrazione di una visione, soprattutto di prevedere per i nostri ragazzi un rientro, una partecipazione attiva, quella che loro hanno dimostrato impegnando molto del loro tempo, chiaramente compatibilmente con quelle che sono le norme Covid, in presenza per costruire questo momento che hanno voluto consegnare ai propri compagni come un'aspettativa per il futuro, per l'inizio del nuovo anno scolastico. Noi abbiamo fatto questo progetto per cercare di estendere i nostri talenti, le nostre qualità, non solo nella nostra scuola, ma anche in giro per Spezia, appunto per la provincia. E in questo progetto vedremo appunto varie performance di canto attoriali nel contesto del teatro virtuale, appunto abbiamo costruito insieme ai nostri professori. Il nostro ultimo giorno di scuola vuole essere un ponte con quello che noi ci aspettiamo a settembre, quando ritorneremo tutti insieme, speriamo in presenza, non più in quota, in DAD, ma completamente in presenza. Quindi i nostri ragazzi ci hanno voluto lasciare questo segnale, la voglia di stare insieme, di costruire della relazione, del pensare, del creare. E quindi non c'è bisogno di una lectio brevis, ma hanno voluto trasmettere ai propri compagni che sono in presenza per l'80% il lavoro che hanno prodotto e chiaramente anche ai compagni che sono oggi a casa per la quota prevista dalla disposizione vigente del momento attuale. Diciamo che oggi è un po' il finale di tante cose, di questo progetto, ma soprattutto l'ultimo giorno di scuola. Com'è stato festeggiarlo praticamente a distanza di 2 anni? Sì, è stato molto strano, soprattutto questo poi è un anno particolare, lo abbiamo vissuto un po' in DAD, un po' in presenza. Ci sono classi, come per esempio quella di Maria, che hanno combattuto fino all'ultimo per cercare di stare in presenza e festeggiare, perché effettivamente è un qualcosa che si dovrebbe ripetere ciclicamente ogni anno, ma l'ultimo anno ci è stato fondamentalmente rubato per questa emergenza Covid. È un ultimo giorno di scuola molto particolare, però devo dire che lo stiamo vivendo abbastanza bene, con le giuste distanze, purtroppo non come gli anni scorsi, abbiamo potuto portare molte delizie da mangiare tutti insieme, festeggiamenti e tutto, però ci stiamo divertendo lo stesso, con leggera musica e ognuno al proprio banco a chiacchierare.